Ciao e benvenuti a un nuovo video. Allora, oggi stile orecchiette da volpina perché vi devo mostrare una box ed è quella in edizione limitata di ASOS. Allora, questa è la Lotti London box per Kennington Duran. Eccola qua. Dunque, avevo guardato prima sul sito ed è, se non sbaglio, scusate, sto guardando la telecamera perché devo guardare ed è sospettando dei corrieri. Viene 29,90. A volte queste box in edizione limitata, soprattutto quando arrivano da ASOS Italia, sono in pochi pezzi. Quindi, come sempre ve lo dico, applicazione, lista desideri anche se esaurita. Più o meno ogni giorno ne mandano fuori, ogni giorno no, però ogni qualche giorno mandano fuori qualche pezzo, quindi con calma si può tranquillamente ottenere. Oltretutto ci sono sempre degli sconti, quindi si può ottenere anche con gli sconti. Allora, questa me l'hanno inviata perché sì, collaboro con ASOS, sarebbe ASOS, da quando ho fatto il calendario dell'avvento mi hanno contattato loro e questa è la collezione di Lotti London, che io non avevo mai provato, però Lotti London e che sono anche comunque simpatici, carini, abbastanza performanti. Poi ho provato qualcosa nel calendario dell'avvento, se non mi sbaglio. Comunque, ora guardiamo questa box. Parliamo di make-up, ovviamente. Questa è solamente la parte esterna e la box dentro è così. Ok. Ho dimenticato di dirvi una cosa. Non ho la minima idea di che cosa ci sia dentro, perché da fuori non ci sono spoiler. Io sul sito non ho controllato e questa è ancora chiusa, quindi lo scopriremo insieme. Ok, si presenta così, perfetto, con il pluriball. E andiamo. Allora, prima cosa che noto, bello il fatto che i prodotti siano sigillati nel pluriball. Non sarà bellissimo da vedere, non ha quelle veline, però sono belli sigillati. E i prodotti più fragili hanno un pluriball in più. Vedo 1, 2, 3, 4, 5 prodotti. Ok, è un po' una beauty box. Vi aggiornerò anche sulle beauty box comunque. Allora, il primo che guardo è il più grande. Cos'è? Quindi sono tutti full size questi. Ok, shake before uso, quindi mescolare prima dell'uso. Setting spray illuminante da 80 ml, ovviamente è chiuso, ma noi lo andiamo ad aprire, ovviamente. Anche perché credo di, adesso cerco di aprirlo e poi vi mostro perché credo di aver capito cosa intende per illuminante. Mentre cerco di aprirlo, ditemi come utilizzate voi il setting spray, perché io li ho sempre usati vaporizzati sul viso e invece ho scoperto che erano stati pensati con i vaporizzatori così grandi perché andavano, aspettate perché sta uscendo un po' il prodotto, forse l'ho aperto io adesso perché era asciutta la plastica dentro. Vanno vaporizzati sulla blender e poi la blender si tampona sul viso. Proverò, perché questa cosa io non la sapevo. Ma ora torniamo al nostro prodotto perché cerco di farvelo vedere. Sul fondo ha tanti glitterini, tipo una polvere dorata. Ma come faccio a provarlo? Sì, va proprio mescolato. Ok, come faccio a provare? Allora, il profumo è buono. Eccolo qua. Ecco, non so se riuscirete mai a vederlo. Si vede un po' mentre si asciuga. C'è questa polvere dorata che si mischia al setting spray. Ecco. Qua si vede meglio, non so se riuscirete a vederlo. L'ho spruzzato, scusate, tolgo un attimo questi. L'ho spruzzato qua sopra per farlo uscire e proviamo senza luce. Vedete che ci sono, ecco qua, questa parte dorata. Ok,
tra questi leggeri, diciamo che ci mette un sacco ad asciugare. Ha un erogatore molto potente, quindi forse questo è davvero il caso di metterlo con la blender. Proveremo. Leggermente illuminante. Ora rimetto dentro i prodotti perché erano tutti nel pacco. Io non so il valore di questi prodotti, sinceramente, perché Lotte London non la conosco. Poi vediamo che cosa c'è. Un pennello vegan e cruelty free. Questo mi piace molto. È così, ma noi andiamo ad aprirlo per capire. Ah, ho capito perché è il pennello. Vabbè, adesso lo apro, se ci riesco. E nel mentre ditemi anche se avete già provato i prodotti di Lotte London, tranne il blush che era in una, non mi ricordo se in un calendario o in una beauty box, non mi ricordo. Il blush è delicato, carino. Non riesco ad aprire il pennello. E le forbici sono molto lontane da me. Ma com'è possibile non aprire un pennello? Forse ce l'ho fatta. Allora, vediamo un po'. È carino, rosa pastello, è da sfumatura, bello morbido. Le setole sono belle morbide e il pennello per il momento devo dire che è tanto full size, leggero, ben bilanciato, facile da impugnare, potrebbe piacermi assai. Allora, veniamo agli altri due prodotti. Partiamo da questo che è uno stamp liner. Ok, apriamo. Corriere, lo aspettavo. Aspettate un secondo. Ok, allora, aspettavo un pacco, ne sono arrivati 8, tutto normale. No, non sono scesa con le orecchiette. Stavamo parlando di... Secondo me questo perché è mezzo aperto. Lo stamp liner. Che ho detto che lo aprivo per capire che cos'era. Anche se dal nome mi viene da pensare che so cos'è. Cioè, che ho capito che tipologia di cosa è, però cos'è e com'è non lo so. Allora, butto qui perché sto facendo il pacchetto della plastica. C'è un altro pezzo e ora ve lo faccio vedere, che è fatto così, alzatore. Allora, White Edition. Qua ha una punta a pennarello. Che può fare linee più spesse o più sottili. Diciamo che è bello pigmentato, eh? E di là lo stampo. Vediamo, aspettate. Carino, molto molto carino. Ho questo ciuffo che mi sta facendo dannare. Ok, vedremo poi come si comporta. Scusate, ma io ho questo ciuffo, adesso lo prendo e lo fisso qua. Andiamo avanti. Allora, Oil Slick, quindi un olio idratante per labbra. Credo. Non credo, è il più sarà aprirlo. Ma intanto per farvelo vedere riesco a prelevarlo. Ok, riesco. Se no cercavo di smontarlo per farvelo vedere. Ok, è fatto così, quindi è proprio a olio. No, è un lucida labbra glossato. Carino. Anche un buon profumo alla frutta, mi piace così da
Ok, tolta tutta. Vediamo ancora un pochino. Sì, proprio lucida labbra, glossato, classico. Ci sta, però è trasparente ed è così per ravvivare il rossetto oppure per tenere le labbra morbide. No, diciamo che con le mascherine non è proprio il periodo migliore, però comunque ci sta. E per ultima, e in questo caso se trovo, vediamo se si rimuove tutto. Allora, l'eyeliner si rimuove con una salviettina. Ok, e andiamo all'ultima cosa. Che è bella imballata e questa cosa ci fa molto piacere. Ecco qua, Terrasse. È una palettina da 9 colori, così, ma adesso la apriamo perché fa riflesso e la swatchiamo. Non si apre perché? Ah no, era solo... Ah no, c'era il sigillo. Ok. La paletta è fatta così. Ok. Facciamo uno sguaccino veloce, dai. Allora, è bella. Bei colori. Molto classici come colori, ma niente male. Non me l'aspettavo, ma è super pigmentata. Dove ho messo? Santa pazienza. Non me l'aspettavo, ma è davvero molto pigmentata. Bella. Allora, attenzione a questo colore, perché come potete vedere è cremoso, molto cremoso. Però è bella, davvero molto bella. È molto bella, molto pigmentata, non troppo polverosa. Che dire, mi piace, ma mi piace davvero. Non me l'aspettavo, invece è stata davvero una sorpresa. Adesso la proverò meglio, la testerò, però sinceramente non me l'aspettavo e sono piacevolmente sorpresa, ecco, bene. Allora, fatemi sapere se avevate provato qualche prodotto della Lotti London, se vi incuriosisce qualcosa in particolare. Devo dire che l'eyeliner stamp è carino, non troppo utilizzabile, ma carino. E la palette... colori classici, caldi, con dei shimmer, degli opachi, non me l'aspettavo, probabilmente era la più classica, ma comunque per essere vegan, cruelty free ed è tutto, ed è, mi sembra valida, ma la metteremo alla prova. Il pennello mi sembra valido, in gloss va bene per idratare le labbra, ed è, questo è particolare, ma niente male, vedremo se setta. Ma questo fatto che abbia le brillantini è diverso dal solito, sicuramente. Non brillantini, polvere dorata. E niente, fatemi sapere se vi incuriosiscono questi prodotti, quale vi incuriosisce di più. Io come sempre ringrazio ASOS per avermi inviato questa box, perché è in collaborazione con loro, in esclusiva loro ovviamente. Ed è basta, fatemi sapere tutto nei commenti e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!